Venerdì 8 febbraio, ben ritrovati con l'edizione della sera del TGL News. C'è grande attesa per la nuova ordinanza che verrà emanata da Anas nella giornata di oggi. In seguito all'incontro tecnico che si è tenuto in mattinata. La prefettura ha però anticipato il contenuto del nuovo documento dell'ente gestore della statale 45 che sostituirà quello emanato a sorpresa il 30 gennaio scorso e che prevedeva il divieto di transito ai mezzi superiori alle 44 tonnellate dalla Versa a Gorreto e tra Bobbio e Ponte Lenzino anche i mezzi con portata superiore alle 20 tonnellate la nuova Ordinanza prevedrebbe il via libera dei mezzi pesanti dalla Versa Cavarelli nel comune di Bobbio. Da Cavarelli a gorretto divieto per i mezzi superiori alle 44 tonnellate, esteso a quelli con portata superiori a 20 tonnellate nella zona di San Salvatore dal chilometro 90 al 91. Amaro il commento dei sindaci: se è così, restano bloccate le attività in montagna. Commentato tutti i dettagli sul nostro sito liberta.it. Capiamo argomento e parliamo delle inaugurazione il pomeriggio di oggi per il pronto soccorso pediatrico al terzo piano del blocco C dell'ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza che ogni anno vede circa 14.000 accessi. Il reparto può ora contare su nuovi spazi allargati e completamente riqualificati e più funzionali alle attività che permettono di rispondere meglio alle esigenze di emergenza e di urgenza dei piccoli pazienti. Fondamentale il coinvolgimento attivo dell'associazione Onlus il Pellicano. Anno d'oro per il turismo in Emilia-Romagna che ha registrato nel 2018 quasi 60 milioni di presenze, un incremento del 4,7% rispetto all'anno precedente, crescita percentuale ancora maggiore per gli arrivi che in totale sono stati 13,7 milioni più 7% rispetto ai 12,8% del 2017 a Piacenza. Nel 2018 in base all'occupazione delle camere che è arrivata oltre il 66% è stata stimata una variazione positiva sulle presenze del 4,6% quindi molto positivo. Chiudiamo con la programmazione di questa sera su Tele Libertà la presentazione della finalissima di Coppa Italia di Serie A2 tra Gasseis Volley e Olimpia Bergamo ma anche la Domenica di Fuoco che attende Beccheri e Assigeco Basket oltre a tanti altri approfondimenti sarà una puntata ricchissima di contenuti quella in programma questa sera alle 20.30 su Tele Libertà alle 21 stiamo naturalmente parlando di zona sport alle 21 invece la trasmissione di Tele Libertà nel Mirino condotta dalla direttore Nicoletta Bracchi ospiterà Gianfranco Curti, amministratore delegato della CGI, di cui fa parte anche la società energetica Gassales, strettamente connessa al nostro territorio. Questa è la nostra ultima notizia, il prossimo appuntamento è con il TGL alle 19.30. Buona serata.